ragazze! Ciao ragazzi, ciao bimbi, ciao mamme, ciao papà, ciao a tutti, ciao. Eccoci ciao, qua ciao. Con un nuovo video. Faccio commentare, ciao papà, ciao bimbi. Ciao. Allora, che c'è qua? Un pelucchio. Comunque ragazze, benvenute in questo nuovo video. Scusate se vi sembra un po' stanca, ma lo sono perché sto tornando dalle palestre. No, perché è vecchio. No, perché sto stanca, sto andando dalla palestra. Però non vedevo l'ora di mangiarmi queste pizzette del nostro amico Alessandro, pasticceria Alessandro. Ciao Alessandro, ragazzi. E abbiamo, a quarto ovviamente, abbiamo le domande su IG che mi avete fatto. Ho messo il box delle domande, adesso andiamo a prendere le domande così vi rispondo. Mi raccomando, voi ragazze, lasciate like al video, amore, like al video e lasciate tanti commentini. Vi facciamo vedere le fantastiche pizzette. Oh, Alessandro! Mamma mia, guardate qua! Pasticceria Alessandro, tutto! Facciamo la miniatura! Tutta produzione propria! Oh, Maronna! Sono carente! Ah, ci abbassa un po', incliniamo un po'. Ok, mamma mia ragazzi, che profumo! Che odore! Mettiamolo qua in mezzo così si vede, si vede? Vediamo che finisce per prima, amore. Amore, ma si vede? Sì. Ok, si mettiamolo vede. Qua. Vediamo che finisce per prima. Si vede tutto? Ma devo allontanare un po'. Facciamoci un po' più dietro. Ok, ora si vede tutto, vai. Amore, allora, ci metto pure un po' di presetacchino, giusto dietetico. Io voglio un po' di bresaola, perché voi ragazzi noi ci teniamo alla dieta. Ci teniamo alla dieta. Quindi mangiamo anche un po' di bresaola, un po' di proteine. Poi abbiamo preso il cerchiariello. Un po' di bresaola. Guardate qua. Mano, si è fatto un pastrocco. Prendiamo la prima ricetta. Amore, non hai fatto cincini con me. Cincin. Ti posso consigliare di mettere un po' di presetacchino sopra la pizza. Per fare le proteiche, dietetica. No, ragazzi, che sono queste pizzette? Se venite a Napoli, quarto, passate ai pasticceri Alessandro a nome di Carlita e Dario e mangiate le pizzette che fa. Lui fa tutto, torte, tutto, però le pizzette. Amo, vai piano piano. Una gara, amo, che finisce per prima. No, amo, piano piano. Dobbiamo rispondere pure alle domande. E tu quando spugni mangio? Ah, mangiate, raga. Allora, quando andrete ad abitare la nuova casa farete una festa grande? Sì ragazzi, faremo una festa grande. E invitiamo tutti i follower. Beh amore. Sì. Però tenetevi pronti a questa cosa. Magari potremmo fare un sorteggio. No. Dovrebbe essere una buona idea. Allora, Laura ci dice, volevo solo dirti che TVB sei mitica. Laura non c'è. Grazie Laura, andata che via. Carina. Quando un matrimonio tu e Dario? A prossimo, tenetevi pronti anche questo. No, rispondi. Ma tenetevi pronti, è un segreto, non si può dire. Amore, piano piano, fa venire l'ansia, è qua, uno bocco da una pezzetta. No, amore, seriamente. Questo è tuo e questo è mio. No, amore, mangia piano. Una cosa a cui non sa rinunciare neanche quando si è a dieta strettissima, eccole. Ragazzi, due cose non so rinunciare quando sto a dieta strettissima. Allora, mettiamo un po' d'acqua. La ginocchiata, no! Comunque il sushi e la pizza, le pizzette proprio. Adoro, ragazze. Poi. Che lavoro fa Dario? Vai amore, dici niente, che ragazzi, c'è pensione. Vai amore, dici che lavoro fai. C'è pensione. Ecco. Ragazzi, in diretta Alex la pasticceria Alessandro. Dura. Uè Ale. Dario. Sì, sei in diretta su YouTube. Alessandro, stiamo mangiando le tue pizzette. Stiamo facendo i pizzici. Ragazzi, sentite, guardate, c'è anche adesso la saluta agli amici. Ma che coincidenza! Saluta tutti gli amici di Carlita e Dario. Avete visto, ragazzi? Lui è l'artefice di queste pizzette. Dimmi, ma guarda un po' che coincidenza! Ma come si è fatto apposta? Si può apposta, non ci riuscivo, bravo. Amore, vai già, ci hai rimangiato 4. Stavo con te. Amore, devi dire seriamente, mo se non mi arrabbio, che lavoro fai? Spiegalo. A posto è benzione. No, amo, devi dirlo perché loro non capiscono tu che lavoro fai. Spiega. Ma anch'io, saggio.
Però. Ragazzi, io sto dietro alle quinte, lavoro dietro. È un tutto fare, però dici cosa fare. Tutto. Allora, quello che non fa lei lo faccio io. Innanzitutto, diciamo che lui è il socio di maggioranza della mia azienda. Carlita, io ho due aziende, Carlita Shop. E lui è un socio di questa azienda, quindi 100%, nello shop online lavoriamo insieme e guadagniamo insieme, quindi lui è un socio del shop online Carlita Shop e soprattutto ha diverse mansioni, tipo quella di avere alcuni rapporti con alcuni fornitori, scatole, commercialista, banche, commercialista, la banca, ragioniere. Poi per esempio anche nel mio lavoro, lui se ho qualche sponsorizzazione o qualche collaborazione, lui mi accompagna, mi fa da autista, mi fa da supporto, gestiamo tutto insieme, le telefonate, tutto. Quindi poi nei magazzini a volte arrivano per esempio 500 pacchi in un giorno, e con tutto che abbiamo il team di ragazzi lui deve dare una mano comunque, quindi avete capito, fa un sacco di cose. Tra l'altro, a proposito di Carlita Shop, ragazze, uscito il nuovo prodotto, tra l'altro ce l'ho anche sulle labbra, Lip Paradise. Senti amore, quanto sei fiero? Beh, bravissima. Sei super fiero di me, super pro del Lip Paradise set, che guardate che gli ho fatto fare. Esatto, e lui, c'è anche lui dietro queste creazioni, sta andando a Ruba, ragazze, quindi approfittate, scontato al 20%. No, rischiate che non lo trovate, quindi perché è anche scontato al 20%, quindi prendetevelo. E dietro c'è Dario, cioè ad esempio quando abbiamo fatto lo shooting, anche lui ha lavorato insieme alla creazione di questo prodotto. Lo dico perché ci tengo a specificare che io sono il volto, ma lui è l'inventore di tutto. Sì, anche per quanto riguarda... Se qualcuno mi vuole come socio, anche per quanto riguarda consigli commerciali. Lui è molto bravo a gestire le cose. Vi faccio salire la vostra azienda. Io sono brava più da un altro punto di vista. A lui è bravo, ognuno c'ha il suo. Ognuno c'ha la sua cosa. Allora, il tuo migliore amico è Armando. Sì, Armandino mio, che poi è anche il mio fotografo. Armando La Pietra, che è un grandissimo fotografo, lo conosco da tanti anni, era un bambino quando l'ho conosciuto, che è un mio follower da tanti anni, è il mio alter ego, è veramente come se fossi una mia, cioè noi siamo uguali, veramente, non lo so spiegare, mi basta sentirlo per stare bene, amore, non essere geloso, lo sai, però è il mio migliore amico. Anche il mio. E pure il tuo. Ciao Armando, ti saluto, un bacio, vediamo un bacio. Armandino, domani cos'è che proprio non tolleri di Dario e cosa Dario non tollera di te? A parte che sei ritardataria, ecco, già l'ha specificato. Che ritardataria? Non ti sveglia no, presto? No, già l'abbiamo detto. Ti sveglia tardi. Vai avanti. E tu sono male. Allora. Forse proprio la bottiglia. Io, mamma te, tu di Dario non tollero che lui dammi una visita qui. Dai, un po' di pesaro. Quando litighiamo a volte lui perde un po' il controllo, però perde un po' il controllo per poco tempo, è vero? Come fa? Cioè lui tipo impazzisce. Bravo. Per quanto tempo? Ma che sarà, un quarto d'ora? 20 minuti? Ragazzi, io sono uno scorpione. Chi è scorpione mi capisci? Ma vincesse Cabresale, vai, va! Mai mettersi contro uno scorpione. È vero, ragazzi. Però lui al momento, cioè, impazzisce, tipo, fa cose folli. Tu dici, ma questo è impazzito. Dopo un quarto d'ora, ma proprio massimo, 20 minuti, gli passa. Com'è sta cosa? È un disturbo. È veleno dello scorpione. Quando vieni a Roma vorrei incontrarti, tesoro. Io vengo spesso a casa tua a disposizione. Io vengo spesso a Roma. Dobbiamo andarci. Adesso sicuramente con le belle giornate ce la faccio. Veniamo a fare una bella domenica a Roma, un fine settimana. Anche perché là ci sono bei posti per scattare le foto per Instagram, quindi vengo spesso. Roma non fa la stupida stasera. Come ti vedi fra 10 anni, amore? Come sarò io fra 10 anni? Uguale.
Cioè? Così. Come mi vedi? Con gli occhi. Ti stai ancora visto con gli occhi, amore? Io mi vedo, ma sai non mi riesco a vedere. Che bello la stessa, amore. Lui a volte mi dice, io dico, ma no, diventerò vecchia. E lui diceva, ma sarà ancora più bella. Vabbè, secondo me lo dice per sfottermi. Però... mi vedo vecchia, ho 10 anni. Dopo già fai, mi sembra 10 anni. Mamma mia, ragazzi, si sente la stanchezza, devo dirvi la verità. Poi vabbè, quando c'hai un bimbo, una famiglia... Svelaci cosa bolle in pettola per i tuoi prossimi lanci. Almeno un piccolo spoiler. Abbiamo fatto l'Hip Paradise set, quindi adesso dobbiamo gestire questo qua, anche perché stanno arrivando tantissimi pacchi su Carita Shop quando facciamo i lanci. Quindi adesso facciamo bene questo, anche se ci sono, noi lavoriamo sempre a nuovi prodotti, però nell'immediato c'è l'Hip Paradise set, poi chissà cosa ci sarà, ma io non lo dico mai tanto tempo prima perché sono molto scaramantica. Allora, la mia di Dario e di Didea. Oh, di Dario, di Dea e di Daniel. D'accordo. Di. Adoro. Sta filpa, ragazzi. È mia. Questa ragazza ha detto, nessuna domanda, nella storia di prima sembravi Paquito. È la figlia. Però strano perché... non mi dicono mai di somigliare a mio padre. Mi dicono sempre di somigliare a mia mamma. Forse ma che mi sono fatta scura. Perché mia mamma è bionda. Comunque, prossima domanda. Quando farete un secondo figlio? Questo ce lo chiedono sempre. Ma rispondi tu. Non si sa, quando arriva. Ma vabbè, quando arriva? Che ne sai? Quando si decide di farlo. Ah, decidi tu. Ma? Tu lo porti solo in grembo. In grembo? In grembo. È vero, infatti noi, quando fu a Daniel, noi non decidemmo. Quanto tempo hai sofferto di depressione e chi è la persona che ti è stata più vicino? Allora, quanto tempo? Quanto, amore? Ancora devi finire. Ancora non devo finire, perché comunque sto prendendo ancora i farmaci. Però vabbè, però sto molto meglio. Rispetto a prima. Dici tu? Io? Perché no? Rispetto a prima, no. Hai ragione. Sto molto meglio. E soprattutto... ho scalato tanto i farmaci, adesso vendo pochissimo. E... piano piano si esce, ragazzi. Poi comunque vi ho fatto il video in cui ho parlato della depressione, andate a vederlo, in cui vi ho spiegato tutto. Ho messo anche un post su Ginkgo, ho spiegato un sacco di cose, quindi andate a leggerlo. Comunque la persona che mi è stata più vicino, vi devo dire la verità, nessuno, perché quando tu soffri depressione nessuno ti riesce a stare vicino a capirti. Io non so come spiegarlo, però è veramente difficile. Cioè, pure Dario mi stava vicino, però, perché magari lui non riusciva, o no? Quindi questo che lui magari non riuscivamo, di spiegalo tu. Perché io non lo so. Ma ogni depressione è diversa, non tutto quanto uguale. Vabbè, tu provavi a starmi vicino. È normale. Però non ci riuscivi, perché? Ah, perché tu non ascoltavi. Ah. Io quando uno ha questa magia non ascolta. Non ascolti e non vivi in un mondo tuo, cioè. Quindi chiunque ti cerca di aiutare, ma non ti aiuta realmente. L'unico che può aiutarti è solamente psichiatra, dottore. Infatti a me. Solo loro possono aiutarti. Credo che esistono a fare. Lo psichiatra mi ha aiutato tantissimo. Ne ho trovato uno proprio bravo, ragazzi, che mi ha aiutato molto. E poi i psicofarmaci, ti dico la verità. Poi piano piano si stacca. Piano piano. Ecco, poi dopo, il secondo momento ti aiuta molto la vicinanza della famiglia. Piano piano. Man mano, perché magari pure lui mi stava vicino, mi aiutava a fare le cose, mi spronava, per esempio quando io non avevo voglia neanche di fare un video, di fare una storia, lui diceva falla, mi supportava in questo.
mi ha accompagnato dal dottore tutte le volte che ci dovevo andare. Questo è stare vicino che uno deve mollare. No. Deve provare di tutto per riuscire a trovare quella soluzione. E devo dire la verità, anche la mia famiglia mi è stata un sacco vicino, i miei anche genitori. Gli amici, un po' tutti. Gli amici, proprio quelli stretti che veramente mi hanno aiutato tanto. Cambieresti qualcosa del tuo percorso di vita? Io forse studierei per fare l'ostetica, ma poi ripensandoci tutto uguale, perché il mio percorso mi ha portato i miei due splendidi figli. Brava, tesoro. Fabiana. Ciao Fabiana. Ti mando un bacio grande, hai proprio ragione. Perché alla fine noi siamo arrivati a questo punto grazie a tutto quello che abbiamo fatto nella nostra vita. Quindi io comunque non cambierei, non rinnego niente del mio percorso. No. Lo sai, quando hai detto ostetica mi hai fatto ricordare che ho fatto un anno in pediatria, come infermiera pediatrica, e ho bei ricordi, anche se comunque non era un lavoro adatto a me. Infatti poi ho cambiato, perché comunque mi faceva troppo male vedere questi bambini malati. Quindi alla fine io adesso ho realizzato il mio sogno con Carita Beauty, con Carita Shop, con Cosa del mio amore. Poi c'è Daniel, ma che oggi non c'è, sta a casa dei nonni. Sta a casa dei nonni. Amo, fai tu una domanda. Apriresti OnlyFans? Amo, che domande! Ragazzi, mi mangio l'ultima. Amore, è l'ultima. Non sì. Riusciamo a finirle tutte. Non puoi conservare a Dani. Ultima? Ragazzi, da poco OnlyFans. Ragazze, lui mi vuole far fare OnlyFans, cioè ma è pazzo. Ma non lo voglio fare mai. No, amo. Perché comunque io non ho bisogno di, cioè, di mettermi nuda per guadagnare. Ma è una cosa bella. Sta scherzando, ragazzi, non gli credete. Che poi sarebbe geloso, non saresti geloso? Non saresti geloso, dici la verità. E tu devi mettere le fotografie, no, tu vuoi mettere le fotografie di un altro. La figlia così. Tu l'inviso. Poi faccio fare da Armando Photoshop. No, ragazzi, vi dico la verità. Preferisco il lavoro che faccio. Brava pure. Questa è la domanda del diavolo. Brava. Mi volevi mettere alla prova? Va bene, ragazze, noi mandiamo un bacio grande, non ce la facciamo più, abbiamo mangiato. Siamo quasi pieni, tutte le Alessandro, grazie. Buonissime queste 2 kg di pizzette. Queste le conserviamo a Daniel. Forse se ci arrivano. Se ci arrivano. Ci guardiamo un'altra, come la mangio su TikTok. Mandiamo un bacio grande. Vi aspetto su IG e su TikTok e nei commenti. Ciao! E mangiatevi. Buona vita. Le pizzette da Alessandro Pasticceria. Andate tutti a nome nostro. Va bene, non dimenticate. Ciao! Un bacio, amore, vi saluto. Tu, e non arriva il dito all'amore. Alzati. Alzati e cammina.